Ecco dunque una nuova parte di Polifemo che vuole dare spazio ad una iniziativa certamente pregevole. Parliamo del progetto che è stato proprio inaugurato qui al quartiere Tamburi di Taranto presso la scuola dell'Edda, il progetto Scuola senza zaino. Beh, certamente non si tratta solamente di una metodologia che non vede l'uso materiale dello zaino, ma è una metodologia che riguarda davvero un'evoluzione, un'apertura circa appunto le varie tecniche di insegnamento e di apprendimento in un contesto completamente diverso da quello solito, da quello tradizionale. E allora un interessante incontro in cui vari relatori hanno esposto questo progetto, ma non vi dico altro, scopriamo il progetto della scuola senza zaino attraverso gli interventi di coloro i quali hanno appunto partecipato e presentato il progetto. La dottoressa Elisabetta Scalera, dirigente scolastico della dell'Edda De Carolis. Beh, un progetto che, come già sottolineato nelle varie relazioni, che guarda avanti, ma cerchiamo un po' di guardare dietro, nel senso di vedere come è nata questa idea, come si è evoluta. Sicuramente avrete avuto anche dei contatti con altre esperienze nazionali. Sì, decisamente. Devo dire che questo istituto ha iniziato a realizzare il modello senza zaino 3 anni fa, a partire da 3 anni fa. Ovviamente noi stiamo inaugurando oggi la scuola, però c'è un lavoro preparatorio alle spalle che, dicevo, è durato 3 anni. Realizzare una scuola senza zaino non è semplice, perché occorre sostenere una formazione degli insegnanti, occorre motivare e sensibilizzare le famiglie e tutto il territorio, perché non si realizza un progetto così importante, così particolare, senza la collaborazione di tutte le parti che sono coinvolte. E quindi in questi 3 anni noi abbiamo coinvolto la comunità scolastica, il territorio, perché insomma ci fosse un consenso e una... Ecco, operativamente come si struttura, ecco, per capirci, il nome nel titolo è Scuola senza zaino, ma vediamo proprio in concreto le caratteristiche di questo nuovo, di questa nuova tipologia. Allora, sicuramente è un modello che propone non una scuola tradizionale. Alla base del senza zaino, dove faccio appunto questo passaggio importante, abbandonare lo zaino non è solo un gesto formale, un gesto che esiste, che è funzionale anche alla didattica, ma è proprio, ha un valore simbolico. Lasciare lo zaino significa lasciare una scuola tradizionale fatta di libri, unicamente di apprendimenti trasmissivi di tipo tradizionale. La scuola senza zaino invece si fonda su un modello di apprendimento cooperativo, quindi promuove proprio un insegnamento e una didattica di tipo cooperativo, dove il sapere viene costruito insieme, dove lo stare insieme diventa quindi un valore aggiunto. In questa dimensione non parliamo solo di apprendimento, ma parliamo anche di responsabilità, perché quando si costruiscono insieme i saperi, quando si apprende insieme, si acquisisce anche un maggior senso di responsabilità. Ecco perché il progetto senza zaino e questo modello didattico qui hanno un valore aggiunto, un valore importante, anche per le problematiche del territorio. Avvocato Gina Lupo, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Taranto, l'amministrazione ha voluto far manifestare la propria vicinanza a questo progetto appunto innovativo. Ci sono 3 parole cardine che
possiamo sintetizzare appunto con responsabilità, comunità ed ospitalità. Una scuola diversa, una scuola proiettata verso il futuro. Sì, parlare di scuola senza zaino per chi non la conosce può far pensare a qualcosa di semplicistico, no? Cioè di pensare che il bambino viene in queste scuole privo del peso dello zaino. C'è stata anche una polemica negli anni passati, non è così. La scuola senza zaino prende il nome da un oggetto di utilità comune che è lo zaino che i bambini portano a scuola, ma in realtà è un progetto educativo che viene ispirato dalla scuola montessoriana, che spinge il bambino a prendersi con responsabilità i suoi compiti attraverso la circolazione delle emozioni. Nelle classi non ci sono banchi, non c'è scrivania, o se ci sono banchi circolari. Pensate, c'è l'angolo della conversazione, c'è l'angolo dell'amico animale, per cui hanno dei piccoli animaletti. È una struttura vera e propria, è uno studio pedagogico che deve aiutare il bambino a sentirsi accolto, appunto le parole che hai detto tu, Luigi, ospitalità. Ospitalità significa una scuola che ti accoglie, una scuola che ti avvolge attraverso un percorso di crescita. Da questa scuola nasceranno i futuri uomini e donne del domani, quindi perché non dare una scuola accogliente, ospitale, avvolgente, responsabilità? Il bambino viene messo a contatto con le sue capacità e con le sue responsabilità, e quindi un percorso molto lungo nella comunità, all'interno di una comunità che è quella scolastica, che appunto fa pensare a qualcosa di non rigido, dove i ruoli non sono precisi, non ci sono banchi insegnante, non c'è cattedra, l'insegnante si siede nel tavolino basso insieme ai bambini. Inviterei veramente i cittadini a venire. Pensate che la scuola senza zaino nasce nel 2002 e noi qui nel 2017 siamo a inaugurare una scuola senza zaino dopo tanti anni. Questo ci fa riflettere come il nostro territorio non presti molta attenzione a questo. Io mi auguravo che anche nelle scuole medie si potesse inventare qualcosa di simile, una scuola senza zaino, perché il bambino a scuola ci deve venire con piacere, altrimenti siamo circondati da tolli. C'è la tollo famiglia, c'è l'isola scuola, c'è l'isola società, ma tante che non realtà sono, non comunicanti, sono collegati tra di loro e che stranamente non comunicano come un tempo. Quindi sono veramente preoccupata. Voi sapete come io seguo le problematiche minorili, la conflittualità all'interno delle famiglie. Beh, questo potrebbe essere uno strumento per una maggiore comunicazione molto stretta. I genitori qui sono partecipi della vita dei loro figli, anche se con difficoltà, perché mamma e papà lavorano tutto il giorno, ma si sforzano di essere vicini ai loro figli, a condividere le loro esperienze. Mi sono presa la briga di chiamare delle amiche che hanno avuto i figli che sono già usciti da esperienze di scuole senza zaino. Ce ne sono due nella nostra città che lavorano da anni, che mi hanno parlato in termini entusiastici dell'esperienza della scuola primaria dei loro figli, preparati da questa assunzione di responsabilità anche alle scuole medie. Ci auspichiamo che questo esempio della scuola qui dei Tamburi venga seguito anche da altri istituti, perché è giusto che i bambini abbiano la stessa offerta. Trovo veramente spiacevole che in ogni quartiere non ci sia un'offerta di scuola senza zaino, perché tutti i bambini dovrebbero avere queste stesse opportunità. Dobbiamo lavorare in questo senso.